sono decine di migliaia. Voleva mollarlo, ma non aveva le forze da mollarlo perché li voleva bene. Sono il popolo degli scomparsi. Quello che ci viene detto e raccontato corrisponde poi a quello che verrà trovato nel telefonino. Non dobbiamo mai smettere di cercare. Quella lì l'ha conosciuta di sicuro da quando mia mamma è andata via, quindi 6 mesi. Non credo che in 6 mesi decidi di sposare qualcuno. Lei è Maria Parecida Soares, detta Brenda. Questa bella donna che vediamo sorridere ha 52 anni. Si è trasferita 20 anni fa dal Brasile in Italia, dove ha un ex marito e una figlia, Gabriela, a cui è molto legata. Una mamma meravigliosa, un'amica, una persona sempre molto, molto solare. Quando avevi bisogno di lei, lei stava sempre presente, stava vicino alle persone che le volevano bene. Due anni fa Brenda ha conosciuto l'ingegnere 43enne Andrea Felicetti, con cui è andata a convivere a Castelnuovo del Garda. Mi raccontava che aveva un rapporto un po' complicato con lui, questo rapporto è peggiorato da più o meno 6 mesi, da marzo. Litigavano sempre perché lui la mollava sempre in casa e usciva con le donne. Le altre donne. Ultimamente Brenda era preoccupata e aveva parlato alle amiche di una rivale, una donna di origini sudamericane che l'avrebbe addirittura minacciata. Era in casa e trova che lei faceva le pulizie a casa sua, quella donna lì anche. E dopo le ha visto che è successo qualcosa entre loro due, no? Suo compagno e lei. Lei ha litigato, le ha detto guarda che non ti voglio più qua e non venire più qua. E lì è cominciato un po' a litigare loro due, anche la Brenda con il compagno. La relazione con Felicetti si trascina fino al 18 luglio 2018, quando, dopo aver chiesto a un'amica di ospitarla, Brenda scompare nel nulla. A casa lascia il cellulare, la carta di credito e la patente. Il signor Felicetti dichiara di essersi svegliato la mattina e che non ha più trovato Brenda. Pare dormissero in stanze diverse, forse Brenda sul divano, lui nella camera. Mi parlava sempre che le voleva mollarlo, ma non aveva le forze da mollarlo perché li voleva bene. Una settimana dopo, la sua bici viene ritrovata proprio da Andrea alla stazione di Peschiera del Garda. Per lui, che contatta anche chi l'ha visto, si tratta di allontanamento volontario. Non è così per il PM Federica Ormanni, che apre un'inchiesta a carico di ignoti per omicidio. Io l'unica cosa che posso dire è che sono sicura che lei non andava via così. Negli stessi giorni Andrea viene fotografato fresco di fiori d'arancio con una 47enne colombiana. Dopo poco tempo si sposa con quell'altra e se ne frega di Brenda che è sparita. Noi vogliamo sapere che cosa è successo. Non sappiamo che cosa è successo in quel giorno perché uno litiga, lei va via, come lui dice che lei è andata via perché non c'è prova di questo. Quella lì l'ha conosciuta di sicuro da quando mia mamma è andata via, quindi 6 mesi. Non credo che in 6 mesi decidi di sposare qualcuno. Contiamo che ci possa dire molto, ecco, il telefono, come si è mossa Brenda anche nel giorno precedente, no? Dove state effettivamente? Effettivamente quello che ci viene detto e raccontato corrisponde poi a quello che verrà trovato nel telefonino. Noi ci auguriamo, ecco, che qualcosa possa dirci qualcosa di più. Dalla scomparsa di Brenda, le amiche e molte altre donne della comunità brasiliana in Italia si sono mobilitate per sensibilizzare l'opinione pubblica al caso. Mamma, ti prego, ritorna. Qui hai delle persone meravigliose che stanno facendo di tutto per trovarti, per sapere cosa è successo. E c'è tua figlia che non sta bene in questo momento. Quindi cerca di tornare al più presto. Se hai informazioni che possono aiutarci,
ha riconosciuto luoghi, oggetti o persone, scrivi a redazione@fanpage.it. Il tuo aiuto è importante.